Il problema non è il reddito di cittadinanza, ma come lo si imposta. Impostare il reddito di cittadinanza per un giovane che può rinunciare a 3 proposte di lavoro in un sud che se ne arriva già solo una è un miracolo, è un elemento di processo e di procedura che va un attimo attenzionato. Quindi il reddito di cittadinanza sicuramente è un elemento che riduce i divari, ma deve essere un ponte verso l'occupazione e il lavoro e non può essere un elemento di sussidio, altrimenti rovina il mezzogiorno, non lo aiuta. Il reddito di sviluppo che qui si propone? Beh, il reddito di sviluppo è un elemento di provocazione giusto dei giovani imprenditori, ma sono due cose totalmente diverse. Uno è chiudere e ridurre i divari che si riducono con l'occupazione strutturale, altra è lo sviluppo. Sono due cose che vanno insieme e complementari, l'una non sostituisce l'altra.